La MKF Bollate sfida il fanalino di coda Sestese nel sabato di Sesto Fiorentino, con le lombarde che partono subito in maniera decisa. 4 punti nel primo inning, uno portato a casa da Linda Rampoldi, un altro segnato sulla battuta di Fumagalli e l'arrivo a casa da parte di Polini. Bollate avanti 4-0 nel primo inning, riesce poi a stendere il vantaggio nella seconda ripresa con il triplo di Schlaba che chiuderà 3-3 in gara 1, e poi successivamente sarà proprio la ceca a segnare il punto da terza a casa base su la battuta valida da parte di Laura Bigatton contro Federica Baule, partente della Sestese. 6-0 per il Bollate, che può amministrare senza particolari problemi nel primo match, e sarà proprio ancora Bigatton a portare a casa uno dei due punti nel sesto attacco. Bollate che si porta sull'8-1 e vincerà la prima partita con tale punteggio. Gara 2, in cui ci sarà spazio anche per varie giovani per il Bollate. Una di queste è Caterina Binetti, che mette a segno un triplo da 2 punti. Per lei è la seconda valida stagionale, la terza in carriera in Serie 1. Il Bollate si porta sul 2-0 nella quarta ripresa contro i Raimis Diaz. Poi, sempre nello stesso inning, dopo un errore della difesa del Sestese, arrivano altri 2 punti sul doppio di Michiko e Gucci. 5-0 Bollate, che a quel punto prende in mano la partita senza più perderla. Arriva un doppio da parte della giovane Giulia Squalizza, che spinge a casa Linda Rampoldi. Bollate che estende il vantaggio e riuscirà a chiudere la partita anzitempo, grazie al fuoricampo, il primo della carriera in Serie 1, da parte di Giorgia Fumagalli, che batte una palla a sinistra e ottiene il fuoricampo da 3 punti, che ipoteca la vittoria prima del limite per l'MKF. L'MKF che vincerà per 9-0 la seconda partita. Tutte le atlete nel line-up chiudono con almeno una valida. Gabriel Plain invece ne concede solo 3 alla Sestese, con 10 strikeout. Porta a casa la sua vittoria personale, nonché la 10ª consecutiva per il Bollate, che resta ancorata in testa assieme al Saronno.